Bene. Allora, senti, quindi io adesso mi silenzio per alcuni secondi, chiamo la tua parte animica, vediamo che cosa mi dice così appena arriva e poi ti dirò, inizia pure con le tue domande, quindi tu potrai comunicare con me come stiamo facendo adesso, anche se io sono con gli occhi chiusi in un stato di rilassamento. Bene? Ok. Pronta? Sei emozionata? Più o meno. Un pochino, va bene. Allora, dai, tranquilla perché tanto c'è tua zia lì e poi ti accompagno anche io, quindi stai tranquilla. Allora, Ok. bene, ci vediamo di là, come dico sempre. Guarda, io ti ho già qui davanti a me, quindi direi proprio di esserci. Creiamo le nostre sfere energetiche di protezione affinché niente e nessuno possa interferire con noi in questa sessione. Quindi, già che c'è anche zia, ne facciamo una anche per lei, quindi una sfera energetica di protezione per lei, una per te e una anche per me. Ecco qua, quindi siamo protetti. Senti, Maddalena, la tua anima mi arriva con una raffigurazione particolare, diciamo. Arriva che corre, cioè ha le mani in alto, perché viene raffigurata proprio come il tuo corpo, quindi testa, braccia e gambe, e fugge via, cioè scappa via come se empaticamente. Mi trasmette questo. Lei fugge via da tutte le situazioni che la incatenano e quindi in un momento va in una fugge, è un'anima che fugge. Tu la senti questa particolare feeling, insomma, un feeling, sì, con questa raffigurazione. Sì. Ecco, quindi è come se tu fuggissi via da chi è che vuole in un certo senso incatenarti con i sentimenti, quasi anche con una, non ci credo, con la sfiducia. Come lo puoi ancorare a questo atteggiamento? Tu sei fidanzata, per esempio, perché sono emozioni di No, sentimento. sono vedova. Sei vedova. Quindi c'è una sorta di sofferenza nel momento in cui tu fuggi da questo incatenamento, giusto? Hai sofferto, no? Sì, no, ma è qualcosa che mi caratterizza dall'infanzia. Dall'infanzia. Va bene, quindi abbiamo visto che comunque questo collegamento è sincero, perché è strano, sorrido perché è buffo vederti correre così, quasi come se fosse un'anima imprendibile. Inizia con le tue domande, andiamo a vedere perché questo atteggiamento, da dove arriva e vediamo di calmarti, di portarti in una situazione di serenità. Dimmi, Maddalena, iniziamo. Allora, sì, io intanto volevo vedere più o meno il rapporto con mia figlia, una bambina. E ultimamente diciamo che a 12 anni mia figlia non è stato proprio il massimo, perché comunque io l'ho cresciuta da sola, cioè nel senso mio marito è deceduto quando lei aveva quasi un anno e mezzo. Un incidente, com'è E andato via? quando... No, no, malattia. Ah, pensa. Quindi adesso tu hai questo, diciamo, è un po' ribelle, un po' questo attrito con Sì. così piccolina. E quindi volevi vedere come mai, da dove arriva questo collegamento. Dimmi. Sì, proprio questo. Anche perché anche questa cosa che tu hai detto del fuggire, del non sentirsi, ecco, Sì.
No, anche lì, perché io ho bisogno proprio di sentirmi libera da sempre, non amo sentirmi incattivita. Anche quando è stato, diciamo, il discorso di mia, quando è nata mia figlia, ho avuto la stessa sensazione di non sentirmi più libera. Certo, sì, infatti questa è una tua caratteristica, ma vediamo comunque da dove arriva. Allora, diciamo che questo rapporto con tua figlia c'è un cortocircuito. Senti, adesso chiamiamo lei, vediamo come arriva. È un po' particolare, faccio difficoltà a visualizzare la tua caratteristica energetica, il tuo collegamento con lei e lei, perché lei arriva qua, però è come se fosse tutta tesa, cioè se stesse, come se stesse e volesse chiudersi in un certo senso, perché lei non è in una ribellione. È in lotta con te, è in lotta con se stessa. Questo averla cresciuta da sola, cioè lei non recrimina i tuoi atteggiamenti, i tuoi comportamenti, però è come se l'avesse molto sentita questa mancanza, questa figura paterna, cioè è chiusa in se stessa. Lei mi arriva tutta rigida. Chiusa, quasi che ho difficoltà nel comunicare con la sua anima e triste. Quindi questa tristezza a quell'età di tua figlia che lei ha, non la accetta e la tramuta in rabbia, è nervosa, è rabbiosa. Quali sono i suoi comportamenti? Proprio quella, nervosa, rabbiosa, e si tira che dice delle cose e poi dice di non ricordarsi neanche. Sì, perché vedi che non ho, faccio fatica anche io a comunicare con lei perché è in una chiusura molto particolare. Lei, questa crescita, diciamo, però vedo che tu ce l'hai avuti però dei compagni, cioè c'è un compagno adesso, No. sei stata sempre da sola, perché io vedo comunque delle amicizie che entrano nella sua crescita, è 3 anni, 4 anni. Però, Maddalena, lei questa mancanza di questa figura paterna l'ha subita molto più fortemente di quanto tu hai potuto immaginare nella sua crescita. Lei percepisci questa cosa che tua figlia, Sì. l'anima di tua figlia mi sta dicendo? Sì. Ecco, quindi diciamo che mentre cresceva 2 anni, 3 anni, 4 anni, si raffigura così seduta in terra che gioca in una sorta di solitudine, ora che si confronta quindi sta trasmutando, no, la sua concezione di se stessa, quindi si confronta con le altre bambine, con i suoi compagni. È come se volesse nascondere questo blocco di dolore, ma questo dolore deve venire fuori, cioè lei lo deve sputare, chiamiamolo così, lasciami passare questo termine. Però lo reprime tanto che non vuole farlo vedere, cioè lei non lo ha elaborato. Quindi questo dolore viene fuori nel momento in cui viene fuori lei. A questo distacco, diciamo, no? Questa come un distacco, come in un'ipnosi, e poi lo rimette dentro e fa il quotidiano, ma un quotidiano falso perché non elabora il sentimento empatico e la mancanza di questo padre, il dolore che comunque inconsciamente Maddalena gli hai trasferito. Quindi fondamentalmente lei sente che deve darti delle colpe, ma non le hai tu le colpe. Lei non sa perché deve darti delle colpe, perché è stato un transfer emozionale da bambina, quando lei non poteva capire, quindi 1 anno, 2 anni, 3 anni, sai, fino a quando un po' intercede. Ti risuona tutto quello che mi... Assolutamente sì. Quindi senti, il pensiero ovviamente è molto giovane, no? Perché 12 anni è praticamente stata ieri una bambina e oggi è una giovane piccolissima donna, no? Sì.
Quindi c'è una trasformazione in corso che è pazzesca. Oltre che con le sue emozioni, con qualcosa che non comprende l'assenza del padre, sta lottando con la metamorfosi, no? Biologica, ormonale. Questo, ecco, c'è una tempesta dentro tua figlia. Una tempesta, però, attenzione, perché lei vuole tenere con questa rigidità tutto chiuso dentro di lei. Dicevo, hai pensato mai di farla incontrare con qualcuno che la faccia sfogare? Un terapeuta? Lo hai fatti questi incontri? No, però ho pensato, sì, no, per un periodo Sì. diciamo, ho fatto anche le costellazioni familiari, però lei dice che sta peggio. Non c'è una connessione karmica, di conflitto fra te e lei, perché nel frattempo stavo andando a vedere se vi portate qualcosa dall'antico, no? Da dietro delle vostre esperienze, quindi c'è questo. Quando è iniziata questo conflitto tra te e lei? Cioè questa trasformazione in lei quasi che non la riconosci. Nei suoi 7 anni, dimmi, No, non di più, diciamo, questi ultimi 2 anni, ma questo anno proprio per tutto, cioè proprio. brontola e ti contesta tutto. Fisicamente com'è? Mi è cresciuta, non ho la capacità di vedere di tutto No, è fisicamente, magrolina. ma è cresciuta fisicamente i seni, cioè una piccola donna che No, si sta trasformando, l'ha fatta la sua trasformazione, non ancora. sta avvenendo adesso. Sì. Guarda, mi dici come si chiama? Martina. Martina. Ecco, guarda, Martina, adesso cerco di metterla, mi è arrivata così, tutta rigida, con i pugni chiusi, con la testa china, e non è, cioè, io le ho fatto la sua sfera energetica di protezione, ma lei è dentro una sua sfera energetica, come se anima si fosse automaticamente messa in protezione da questi sentimenti che riceveva di bassa vibrazione da te in pratica. Quindi, se tu sei d'accordo, andiamo un momento indietro nel tempo, quando cioè tu avevi Martina nel tuo grembo. Che cosa è successo? Tuo marito, allora tu sei rimasta incinta, eravate già sposati, poi quando lei è nata è venuta fuori la malattia, oppure questo dolore, questa malattia è emersa nel momento in cui tu eri proprio incinta? E No, com'è? quando me aveva 3 mesi. Quando aveva? 3 mesi mia figlia. Quando aveva 3 mesi tua figlia. E lo avete saputo, quindi poi quanto è durato questo pensiero, insomma, questa malattia? Lui calcola che lui è andato via dopo 9 mesi, quindi praticamente l'ho allattata tutto il periodo, diciamo, Della con tutto il malattia, dolore. con tutto Sì. il dolore. Perché io poi ricordo molto bene che quando eravamo in ospedale, al ritorno, andavamo a trovare mio marito perché lui è stato molto tempo in ospedale, mia figlia regurgitava, vomitava proprio di butto. Perché ovviamente non è che era il latte che non era buono, ma dentro c'erano tutte le tue emozioni, il tuo dolore, chiamiamolo lì, perché è un dolore. Poi quando ci si sta dentro si vivono queste situazioni così dolorose in una coscienza, come se vivessi in una dimensione, cammini nel mondo come se non ci fossi. Immaginati poi in questo, giusto, è vero, perché me lo stai trasferendo, ho i Sì, brividi. non ricordo, non ho memoria della sua crescita. Ci credo, perché in quel momento, e quindi lei ha sentito tutto questo, lo ha tenuto inconsciamente dentro, non elaborandolo, perché non ne aveva e non ne ha la capacità di comprendere tutto ciò che è successo. Però possiamo dire che è una mina vagante. Adesso io, mina vagante Martina, ma non perché lei è in uno stato animico di cattiveria, oppure c'è qualche cosa di akashico, quindi di dietro nel tempo e karmico. È una situazione che si è creata qui.
che ovviamente tu ci soffri e non hai desiderio, ripudi e fuggi via, ecco perché fuggi via, perché capita comunque un'altra tipologia di sofferenza e tu non vuoi essere ancorata da niente, da nessuno, però bisogna gestirla bene perché è proprio nel momento in cui lei sta cambiando, quindi ha bisogno di cambiare e di modificarsi, di cambiare e mutare la sua forma nella sua libertà e leggerezza in assoluto. Quindi io direi che possiamo non siamo qui apposta, possiamo eliminare questi traumi, diciamo, chiamiamoli traumi, che Martina inconsciamente, come una piccola spugna, ha dovuto assorbire e non ha la capacità di elaborarla con un pensiero di coscienza evoluta e quindi la mettiamo in uno stato vibrazionale pulito. Sei d'accordo? Sì, anche perché mi dice sempre questa cosa dentro non so spiegare. Vedi, guarda, è pazzesco, faccio fatica, sai, a leggere, diciamo, a comunicare con Martina, perché è molto chiusa, però fortunatamente ho la lettura della tua anima, che mi fa un po' da traduttore, da tramite, cioè, lei sa, tutto quello che è stato appena detto, dentro il tuo cuore, sapevi già tutto, è vero, perché io ti sto parlando con la tua anima, quello che le parole che sono state dette, un'analisi che tu hai fatto già del tuo, vero? Quindi sentirtelo dire da me che io non sapevo nulla di te è la conferma proprio che anima mi sta comunicando. Quindi andiamo in quel tempo, prendiamo per mano Martina. E la prendi tu proprio per mano e le fai vedere con la consapevolezza dei suoi 12 anni di adesso, quindi della crescita e della comprensione che lei ha bisogno di ottenere, la portiamo proprio in quell'immagine, nel momento in cui papà si è iniziato a stare male e in poco tempo poi tutto si è stravolto, quindi una mamma impaurita, addolorata e sola, perché la solitudine in un momento così particolare ti ha fatto anche paura, giusto? Sì, Giusto? sì. Sì. Ti sei trovata, anche se poi ci sono i genitori, i familiari, però comunque sapevi, ti sentivi sola. Quindi questa solitudine impaurisce, specialmente se poi tu avevi anche il pensiero no, di un intrappolamento con questa gravidanza. Quindi facciamo vedere a Martina nell'adulta di adesso, quindi la riportiamo nei suoi 2 o 3 mesi, tutto l'anno, per quanto l'hai allattata? Per tutto un anno? O poi hai smesso? 17 mesi. Pensa, l'hai voluta proprio per te. Ma Guarda, perché la forza, il coraggio. certo. Perché mio marito è andato via quando lei aveva 16 mesi, 15 mesi. E io ero sfinita, perché poi lui stava sulla sedia a rotelle, insomma, a cudirlo avanti e dietro, poi lavoravo pure, insomma, ero sfinita, quindi non avevo proprio ben vero consapevole dovevo togliere il latte, però non ce la facevo proprio fisicamente, anche a prendermi cura di lei, ecco, questo è il senso. Ci credo, ci credo. Quindi noi la portiamo di coscienza a vedere dal lato, se siete per mano, tu la stai prendendo per mano e le fai vedere tutto quello che è successo in quel periodo, perché lei fino a 16 mesi ovviamente non poteva comprenderlo. Siccome anche se tu ne potessi parlare, lei non ha un quadro, non ne può avere ancora un quadro, però se tu ne parli, gliene parli, convaliderai il lavoro che stiamo facendo adesso e facciamo vedere a Martina tutto quello che è successo proprio per farle prendere coscienza, no? Per elaborare tutto quello che è accaduto e comprendere anche tutti i tuoi atteggiamenti. E noi che cosa facciamo? Passiamo proprio 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, fino al momento tutto proprio, la facciamo elaborare tutto il momento dalla sua nascita fino al momento del qui ed ora, affinché tu possa, proprio presa per mano, trasmetterle anche
l'elaborazione di tutto il vissuto, di un passato che ormai è passato e quindi bisogna un po' lasciarlo andare, perché è di questo che stiamo parlando con Martina, di lasciare andare quel passato che ormai è stato vissuto e che non le fa bene tenere dentro, non fa bene neanche a te, Maddalena, tenere dentro. Quindi insieme, come due anime complici, come madre e figlia, apriamo un portale dimensionale, uno per Martina e uno per te, e eliminiamo, buttiamo via, se sei d'accordo, Martina è d'accordo, tu lo fai anche con amore verso Martina, se siete d'accordo, di buttare via tutto questo risentimento, questi dolori, queste vibrazioni quantiche di energia di bassa frequenza che vi porta dolore, vi porta cortocircuito fra di voi. Sei d'accordo, Maddalena? Sì. Bene, quindi Martina è contenta quasi come se stesse facendo una delle cose molto importanti nella sua vita, apre questo portale. Martina ha una capacità, ora che la vedo, energetica molto forte, è un'anima particolare perché crea, lei riesce a creare le sue difese, muove l'energia in un modo molto particolare. Quindi quando lei crescerà nei suoi 16-17 anni, questa evoluzione energetica le verrà fuori e tu ne sarai testimone. Forse te ne sei già accorta adesso, però ha potere tua figlia, ha potere energetico. Te ne sei mai accorta, Sì, Maddalena? Ecco. sì, sì. Quindi sì, perché vedo che sta facendo queste cose con grande abilità e fermezza. Ha alzato il capo, ha aperto dimensionale, io ti sto aiutando invece per te e buttiamo proprio tutto via, tutti questi risentimenti, questi dolori, questi pianti, queste mancanze, una cosa molto importante, facciamo entrare nel portale di Martina il vuoto e la mancanza del padre, non perché non debba averla, ma deve rivoluzionare il suo sentimento e deve sapere, perché adesso noi lo facciamo vedere, che papà è sempre vicino a lei, quindi non l'ha abbandonata mai e lei non ha un vuoto, è sicuramente cambiato di dimensione, dove lei con il suo potere, quando vorrà, potrà mettersi in contatto e sentire e percepire la sua presenza che c'è stata, c'è e ci sarà sempre. Quindi buttiamo via tutto quello che fa male per Martina, tutto quello che fa male per te di energetico e li buttiamo in questo portale dimensionale. Ci liberiamo di tutto. Bene, chiudiamo questi portali dimensionali e ora ritorniamo qui, nel qui ed ora, nel presente, a riabbracciarci, a riconoscerci tra te e Martina. C'è proprio uno sguardo faccia in faccia, e una volta che c'è questa riconoscersi fra di loro, vi faccio abbracciare, ecco, c'è un abbraccio di comunione, di condivisione e di sostegno, perché lei quello che chiede più di tutto è il sostegno emotivo. Ha sete di amore, di calore, e quindi è come se fosse un vaso che non si riempie mai. Adesso noi l'abbiamo messa nella sua serenità, nella sua tranquillità, quindi goccia dopo goccia tu le farai vedere che invece questo vaso si riempie e le darà proprio l'equilibrio. Quindi le stai tenendo tutte e due le tue mani e la stai proprio riempiendo del tuo amore. Questo è un lavoro che abbiamo fatto per il cortocircuito tra te e Martina. Sei d'accordo di lasciarti così? Sì. Tuo riempimento di amore. Questo è stato un lavoro molto importante che abbiamo fatto, che tu qui nella linea temporale futuro, da qui a poco, riuscirai subito a vedere il cambiamento in Martina. Martina è un'energia, è un'anima di potere, quindi ha il potere di chiudersi in protezione, ha bisogno di sentirsi sicura e di sentire continuamente il calore e la tua presenza. È un momento particolare, quindi cambierà da qui a poco, in un anno, 2 anni, ma tu dovrai avere quella pazienza che hanno tutte le mamme, un pochino di più per lei, di riempirle. Immagina che tutte le volte, come quando prepari un panino per lei, che le riempi il suo stomaco, invece lei ha bisogno
di tanto amore. È vero, lo percepisci questo? Sì, ma anche perché io poi Dimmi. tra l'altro ho continuato a fare un lavoro dove mi porta via tanto tempo e dove lì è perennemente sola. Perché Ecco. E che lavoro fai? Cioè, perché ti porta così via tanto tempo? io sono in mano l'attività che era di mio marito e sono venditrice ambulante, vado per i mercati, Ah. quindi sono ogni giorno alle 4, rientro alle 4, poi vado via, faccio la merce. Vai in magazzino, certo, fai tutte le. E lei nel contesto di poter essere con te, cioè lei ha bisogno di sentirsi presente, non puoi mai portarla con te, a parte l'inverno che fa freddo. No, ma anche quando fa caldo è difficile, perché una volta l'ho portata e stare sotto al sole lì sta Si male. annoia, poi si annoia tutto il Sì, giorno. è caldo, sì. È una situazione un po' complicata la mia. Complicata. Brava, sei una donna forte, nel fare l'ambulante non è facile, però e quindi quando con chi sta? Con i nonni paterni o con No, ma adesso sta con me. Cioè, sta a casa con me fino a poco tempo fa, sta da sola, diciamo, a da casa. sola, è una giovane donnina, inizia a crescere. Sì. Perché lì, cioè, noi siamo stati con mia madre e mio padre fino a 4-5 anni fa, a casa di mia madre e di mio padre. Poi ho scelto di venire ad abitare per conto mio e fino all'anno scorso facevamo avanti e dietro, poi lì si era stancata pure di fare avanti e dietro. E insieme abbiamo scelto di stare qui. Poi, per quanto riguarda la famiglia paterna, proprio non è presente nella vita di Martina. No, non è voluta esserci, non sono voluti esserci loro. Sì, loro, io ho fatto di tutto affinché E loro dove ci trovi? riportino. Quando, adesso guarda, abbiamo elaborato, adesso faremo anche un'altra pulizia emozionale per Martina, ancora in aggiunta, affinché lei possa trovare la sua serenità. Ma dove sono? Quando arrivano gli scontri con Martina? Cioè tu ti arrivi a casa alle 4 del pomeriggio, lei è già tornata dalla scuola. Quando sono questi, come avvengono questi scontri? Dove lei in un certo senso perdeva, perché adesso tutto è cambiato, dimmi. Quando perdeva della serie, quando non ottiene ciò che le vuole. Certo. Quando diciamo sì, quando io le dico no, oppure le dico di fare qualcosa, lei poi mi risponde male e di là inizia poi lo sua proprio. Sì. Vuole sempre di più, cioè come se non cioè tutte le cose anche materiali, tant'è che io dissi è inutile che tu vuoi le cose materiali, nessuno può riempire il vuoto di quello che tu senti, perché io lo so che quello è. Bella, Però te l'ho ci deve essere un detto, fermo. certo, guarda, non a caso mi è venuta quella parola di un vaso che non si Wow. rompe mai, non a caso, mi sono stati trasmessi. Adesso però li abbiamo fermato, ecco, questo vaso inesauribile, ma in questo momento, mentre tu ti abbracciavi, gli hai trasferito e continui a trasferirle questo riempimento proprio con il tuo amore, siete mano nella mano e tu le stai proprio trasferendo. Quindi Martina elaborerà questo riempimento e troverà la sua serenità e la sua pace. Va bene, poi dopo facciamo un altro ancora riempimento prendendo proprio da papà che adesso è arrivato qui quando abbiamo parlato di Martina, quindi le creiamo anche per lui una sfera energetica di protezione. Andiamo avanti se ci sono altre domande, Maddalena. Sì, un'altra domanda è proprio poi inerente al mio lavoro, no? Sì. Perché quando mio marito è andato via il lavoro era proprio pieno di debiti, quindi diciamo, i primi 2 anni che sono io in gestione mi sono piovuti tanti soldi, ma tanti soldi. Poi non so per quale motivo c'è stato un crollo. E quindi volevo comprendere, ma questo crollo che è avvenuto, perché poi man mano che vado avanti mi sto riempiendo nuovamente di debiti. E cosa è dovuto? Perché poi c'è chi dice che forse no, ci sono i pensieri degli altri che mi arrivano. Ecco, è come se fosse tutto, o forse può essere anche dalla mia famiglia di origine. Ecco, è tutto molto confuso, cioè non riesco veramente a comprendere questo crollo. Sento che c'è qualcosa che non va, ma non riesco a comprendere cosa.
Allora, vuoi sapere se ci sono interferenze negative dall'esterno che ti impediscono questo buon e ottimo svolgimento lavorativo? Quindi all'inizio tutto è andato bene e lì vedo che c'è stato proprio l'amore, diciamo, anche di tuo marito, no? Che ti ha aiutato energeticamente. Le invidie ce ne sono state fondamentalmente, però non sono invidie malefiche, sono delle energie particolari perché un po' hanno invidia, un po' c'è compassione ed è un alto e basso di energia, però fondamentalmente fulcro di quello che non sta andando bene sei tu, perché è come se tu avessi perso la centratura, mentre nei primi anni, quando è andato tutto bene, quindi tu avevi messo una carica energetica importante in quello che facevi, a un certo momento è come se ti fossi perduta, questa Sì. Maddalena che corre via, e quindi automaticamente immagina come se per mantenere questa attività, ti faccio esempi raffigurativi, metaforici, no? Faccio un esempio. Quindi mantenere in atto, in positiva questa attività, tu nel momento in cui eri centrata, avevi come tante corde, immaginano, no? E le avevi, tenevi forza in mano. A un certo momento hai lasciato queste corde. E quindi tu hai iniziato come a girare, quasi a perderti, e ti è sfuggito un po' tutto di mano. C'è stato un evento, c'è stato qualcosa, come fondamentalmente ti fossi chiesta questa, fatta una domanda esistenziale, tutto questo per cosa? Un trauma, un evento, che cosa? Non riesco a vederlo, devi un po' portarmici tu, Maddalena. A un certo momento tu hai lasciato queste corde e quindi ti è sfuggito un po' tutto di mano. Che cosa è accaduto di importante che ti ha fatto abbandonare questa forza, questo potere che tu avevi messo? Può essere quando è venuto a lavorare con me mio fratello il grande, che io stravedevo per lui. E ti sei un po' come rilassata, diciamo. Sì, più che rilassata, è come se stavo male perché lui non era capace di fare il lavoro che dovevamo fare e quindi è come se ho dovuto, poi a un certo punto ho dovuto mandarlo via perché non mi rendeva. E quindi è come se lì, diciamo, se dovessi guardare il primo trauma, è come se lì poi ho dovuto mollare. Boom. Sì, È come se penso. io fosse. Lui è stato anche con me mio nipote a lavorare, e quindi mio nipote poi non gli bastava mai. È come se vedeva che io prendevo tanti soldi e quindi in automatico lui ne avesse diritto quanto me. E quindi Sì, questa cosa ti ha è fatto come se mi ha male. fatto. Sì, mi ha fatto male, è come se mi ha fatto dire oh basta, voglio sapere più niente, cioè voi venite da me Sì, solo perché volete i soldi. sì, sì. Sì, Maddalena, è stato un evento che ti ha scosso energeticamente Sì. e ti ha fatto traballare, chiamiamo così, perdendo l'equilibrio, quel potere, quell'integrità che tu avevi avuto fino a quel tempo. Sì, probabilmente possiamo proprio pensare, perché mi veniva un uomo, pensavo che magari avessi avuto una delusione di affetto e quindi ti sei lasciata andare, no, nel soffrire ancora Ma con amore. Dimmi. aspetta, no, aspetta, siccome mi porti questo, nel frattempo, prima di mio fratello, era venuto questo ragazzo, Sì. è venuto per 6 mesi, praticamente dopo la dipartita di mio marito, che erano passati 2 anni, dove in questi 2 anni a me non mi interessava nessuno, non vedevo uomini. In realtà questo ragazzo che per 3 mesi è venuto a lavorare con me, è come se avesse acceso un po' la miccia in me, Sì. no? È come se ho detto io, sono viva, posso vivere Certo. anch'io. Quindi c'è stato questo, ci siamo piaciuti, no? La Sì. confidenza, lì. Solo che poi lui, diciamo,
trovato un'altra ragazza e quindi tra me e lei ha scelto l'altra ragazza, dove io ero consapevole, dove dicevo no, hai fatto bene perché io sono troppo impegnativa. Però questa cosa dentro mi ha fatto male e facendomi male, poi lui è andato via anche dal lavoro e lì è come se nel frattempo poi è venuto mio fratello e a me è crollato tutto, perché non avevo più lo stimolo di andare a lavorare. Invece quando c'era lui avevo la voglia, il piacere, la gioia. Invece poi il cambiamento dal ridere e dal vedere mio fratello che si piangeva addosso, a me è crollato tutto e forse è stato l'inghippo. Sì, c'è stato lì. Ed è, se tu lo vedi, da lì poi sono iniziate a crollare un po' tutte le situazioni Tutto. economiche, giusto? Sì, Sì. è stato uno scossone energetico molto forte, perché pensa che mi arriva anche il mal di testa, quindi è stato veramente molto forte. È come se questi eventi hanno minato la tua integrità. E da lì vedi, mi è venuto adesso metaforicamente, no? Queste corde che tu tenevi e poi invece le hai lasciate, quindi si sono un po' tutte scollegate. Facciamo così, Maddalena, tu ancora stai facendo questo lavoro, ovviamente l'economia è andata un po' sotto sopra in questo momento, quindi non è, è completamente, diciamo, colpa di questa integrità perduta. Però noi intanto recuperiamo questa integrità allontanando queste interferenze energetiche che hanno minato questa tua forza, questo tuo potere. Quindi allontaniamo proprio come se tu avessi della tossicità dentro il tuo corpo energetico, lasciata da questo ragazzo e lasciata da tuo nipote e tuo fratello. E noi, sai, ce le stacchiamo da dentro, no? Immaginati proprio che noi stacchiamo queste connessioni, queste interferenze che minano la tua integrità. Quindi questo ragazzo, le interferenze che sono entrate dentro di te, di tuo fratello e tuo nipote, facendoti del male, no? Tutte le tre persone che si sono avvicinate a te ti hanno ferita. Quindi noi, staccando queste interferenze, che cosa facciamo? Lo vedi proprio tu nel tuo energetico, che queste cicatrici, queste ferite si rimarginano. Le cicatrici piano piano, più loro vanno via, escono da dentro di te queste interferenze, la tua ferita si rimargina proprio a scomparire. Tu non hai più ferite, non hai più cicatrici, sei ritornata nella tua forma originale, nella tua integrità. E mentre stiamo facendo questo lavoro di pulizia, quindi staccarti queste interferenze emozionali importanti, riprendiamo proprio con l'immagine che la tua anima mi ha fatto vedere e rimettiamo nella tua mano, perché è tutto nelle tue mani, tutte queste corde che tu tenevi, no? Perché avere un'attività di quel genere sono le corde di tutti i tuoi contatti, le corde della connessione con i tuoi clienti, no? Quindi ogni corda ha un significato, le corde dell'organizzazione del tuo magazzino, quindi di tutto quello che poi sarà poi messo nel banco giorno dopo giorno. So bene quello che fai perché lo faceva mio marito, quindi ti dico queste cose perché immagino, conoscendolo molto bene il tuo lavoro. Quindi nelle tue mani, nella tua forma originaria ripristinata, quindi ripristinando la tua integrità, riprendi in mano il tuo potere con tutte queste corde che avevi in quel momento lasciato. Ora le hai di nuovo in mano. Quindi tutto questo potere, questa integrità e questa tua forza ripristinata, la buttiamo e la programmiamo e la proiettiamo nella tua linea temporale futura, non immaginandoci, ma creando il nostro futuro positivo economicamente, perché ovviamente stiamo parlando del lavoro, quindi ci riproiettiamo con forza, coraggio e integrità nella linea temporale del futuro, attirando a noi positività economica, quindi un futuro dove ritornerà quella fortuna. Ovviamente in questo momento chiediamo anche aiuto perché lui può tutto, a tuo marito perché stai portando avanti il suo mestiere. Sei d'accordo? Sì. Quali sono i tuoi pensieri quando pensi a lui? Sono misti in realtà.
arrabbiata, per di amore, Sì, di dolore. alle volte arrabbiata, alle volte vabbè, questo grande Certo. amore che ho vissuto tutto tondo, cioè io ho vissuto con lui tutto quello che potevo vivere, Ecco. quindi il bello, il Quindi e poi facciamo. vabbè, perché diciamo io questo lavoro non l'ho mai amato, Certo. e quindi poi mi ritrovo a farlo perché devo farlo, Certo, perché non perché ho scelto io di farlo. non hai deciso tu, però fortunatamente ringraziando il cielo perché tu puoi vedere, Maddalena, adesso dobbiamo ripristinare anche la tua autostima dentro di te. Possiamo vedere nel mondo di adesso la difficoltà che si ha nel mantenere un lavoro proprio, nell'averlo poi, no? Ringraziando il cielo. In questo momento tanti l'hanno perduto e tu invece nella tua nicchia di imprenditore ancora, diciamo, stai Mi ha andando avanti. fatto Brava, sì. brava. Quindi. Fortunata, non so come, ma è vero che mi sto riempendo di debiti, però poi riesco, ecco. Ecco, riesci adesso, poi riuscirai anche a meglio perché hai ripreso la tua centratura, no? La tua lucidità, quella lucidità e quella forza che era stata minata. Adesso noi le abbiamo allontanate, una cosa che facciamo per metterci ancora in protezione è creiamo delle sfere energetiche sia nel tuo fratello, in tuo nipote che in quel ragazzo, perché i loro pensieri, qualunque essi siano, controversi alla tua felicità rimangano nelle loro sfere, cioè che non arrivi niente che sia invidia, che sia amarezza, che sia tutto, no? Sai, quei pensieri un po' cattivi che possono ferire. Quindi li abbiamo messi in una sfera protettiva nei tuoi confronti, quindi nulla trapela, ma che facciamo anche un'altra cosa affinché tu mantenga la tua forza e nessuno potrà più minarlo. Intanto mettiamo in attenzione la tua anima affinché non permetta mai più a nessuno di interferire, indebolendoti come lo hanno fatto prima. Accogliamo le persone che ci vogliono bene ed eliminiamo con attenzione chi si avvicina a noi per farci del male. Quindi un'ulteriore sfera di protezione tutta intorno a te che ti protegge dalle malelingue, dall'invidia, diciamo da quei pensieri pesanti che possono crearti interferenze, no? Blocchi energetici. Quindi ci manteniamo in protezione. Sei d'accordo? Sì, Ecco, assolutamente sì. benissimo. Nei confronti invece di tuo marito, ovviamente che lui ti conosce bene, ti conosce molto bene, c'è un sorriso da parte sua quando abbiamo parlato dei tuoi pensieri. Quindi lui ti conosce bene, ti comprende. Richiamiamo in attenzione tuo marito, mi dici come si chiamava, come si chiama? Francesco. Francesco, richiamiamo Francesco qua nell'attenzione proprio per quanto lui possa fare e possa interferire con positività, con amore verso la moglie e verso la figlia per aiutarti e darti sostegno. Tutto quello che ormai tu sai per certo che lui potrà fare anche di là, nell'oltre. Quindi ringraziandolo in un certo senso per tutto quello che farà in aiuto con amore per te e per tua figlia. Lui ti è stato molto vicino nel momento in cui se n'è andato, è quasi come se non fosse mai andato via, non si è arreso al fatto che aveva lasciato questo corpo. Quando lui lascia quel corpo, cerca più volte di ritornarci, non è che si è arreso. Per questo, per molto tempo lui lei ha avuto vicino. Ora quello che gli chiedi in questo momento particolare è di continuare ad amarti e ad aiutarti per la vostra felicità. Va bene, Maddalena, questi saranno i pensieri, per quanto a volte c'è rabbia perché se n'è andato. Ma lui aveva un altro destino, era un altro programma nella sua vita. Qualcosa ha interferito nella sua cellula perché lui era un'anima molto particolare, però è lì, sorvola e quindi è di nuovo in attenzione per questa famiglia, per te e per Martina. Vedrai i suoi messaggi, stai attenta perché arriveranno i suoi messaggi dall'oltre per farti vedere che ti sta accompagnando.
fuori da queste problematiche. Ok. Dimmi, andiamo ancora avanti allora, se ci sono Sì, vabbè, anche a Paterno. altre domande. Perdonami, non Dici? volevo dimmi. No, tranquillo. Cioè, no, anch'io ho aria condizionata. Brava, mi sono proprio fregata con l'aria condizionata. Vabbè, dicevo, la famiglia paterna proprio, va bene, si sente, è per mia figlia, soprattutto per mia figlia, non parliamo di me. Vabbè, quando è stato, loro mi hanno addossato di tutto, diciamo, responsabilità, come se non avessi fatto abbastanza, però vabbè, vado oltre, non mi interessa niente perché, vabbè, loro. Vabbè, Beh, scusami, è stato è stato così. uno sfogo, però guarda, devo dirti una cosa, sono anime indietro come consapevolezza, la sofferenza, non l'hanno, non è che ti hanno dato la colpa, però la sofferenza di un figlio, di perdere un figlio, loro non lo hanno elaborato. Io direi, di fare una pulizia, che non ha... Quando hanno vissuto la morte del figlio, non hanno accettato nessun altro in vita, quindi è come l'invidia e la gelosia della tua vita e della vita che aveva donato comunque Francesco. Dimmi. Proprio mentre lo stavamo seppellendo, è arrivata proprio questa cosa, no? Lei doveva morire, non lui. Cioè, è Ah, vedi, quindi. proprio detto. Lo vedo proprio questo, guarda, io, ovviamente come sai, come lo avevi detto tu, però proprio c'è questa ripugnanza, chiamiamola, no? Quasi come odio di vedere alcuni in vita il figlio che non c'era più, quindi alcuni in vita eri tu e Martina. Quindi pazzesco nella evoluzione animica dei tuoi suoceri. Facciamo una cosa, perché questo è molto importante. Separiamo proprio qui, ce ne dobbiamo fare proprio un taglio energetico tra Martina e i collegamenti energetici del DNA, quindi dai genitori paterni, no? Dal padre. Allora, non scolleghiamo Martina da energie del padre, ma le stacchiamo da questi pensieri occulti, oscuri dei genitori, quindi dei nonni paterni. Ripuliamo proprio, facciamo proprio una separazione, tanto non si vedono e semmai si dovranno incontrare quando Martina è più grande. Anche la famiglia Come? generale, anche sorelle, fratelli, mettici tutto perché anche loro sono uguali. Ah, uguali, ecco, quindi sì, allora portiamo papà alla destra di Martina affinché lui faccia un po' da paladino di questa azione e protegga Martina in questa separazione. Quindi facciamo come una linea, un taglio netto di questa fetta, no, del passato di Martina, quindi di questo collegamento del DNA energetico e separiamo Martina da tutto il nucleo familiare di Francesco. Francesco è lì che sostiene Martina, ha le mani sulle sue spalle. E lo fa in automatico. Anche Francesco ci è rimasto molto male perché sicuramente invece se loro si fossero comportati diversamente per te sarebbe stato un grande aiuto, no? Perché era una collaborazione anche nel crescere Martina in equilibrio, invece ulteriormente sola. Quindi Martina, Francesco ovviamente è dalla parte di Martina e separa, lo fa proprio lui e Martina con le mani proprio in sé. Tiene le mani di Martina, separano con una linea retta questo collegamento energetico. Quindi Martina si ripulisce tutto, mente, anima e spirito completamente da tutte le connessioni, gli ancoraggi e le energie negative che da quella parte potevano arrivare, impedendo a Martina di stare serena, di vivere la vita felice in leggerezza, perché Martina ha bisogno di leggerezza. Quindi questa separazione è stata fatta, li allontaniamo e mettiamo proprio un filtro tra loro e Martina. Perché un filtro? Perché loro nel qual modo, in qual tempo, chissà quando e come, volessero venire, devono passare, oltrepassare questo filtro e venire in
positivo, cioè bonariamente, altrimenti rimangono di là. Altrimenti questo filtro, questa parete filtro non li farà mai passare, a meno che non abbiano buone intenzioni. Va bene? Sì. Ecco, stiamo facendo proprio un lavoro certosino, non dimenticando niente. Quindi sono proprio contenta perché anche questa è una cosa molto molto importante. Non c'è più interferenza negativa di pensieri, sai, di quello che può essere dolore intenso di un genitore che perde il figlio. Martina non ne ha colpa, quindi niente deve essere ancorato a lei. Questo è chiaro. Bene, quindi ritorniamo nel vostro nucleo familiare e ci riportiamo nel qui ed ora proiettati nella vostra linea temporale futura. Hai detto che Martina è mandrolina. Com'è? Caruccia, quando si confronta con le altre persone, la vedo sorridere, è gioiosa con i suoi amichetti, però. Sì. Ecco, vedi, perché adesso probabilmente al di fuori di quello che è la trasmissione energetica di Martina, ti volevo dire, Maddalena, forse hanno anche sofferto questo non andare a scuola questi ragazzi, no? Dove giocano, si confrontano, l'hanno tenuto in gabbia per un anno, quindi probabilmente anche questo contesto di rivoluzione dentro di sé la puoi percepire. Allora, andiamo avanti. Vabbè, la mia famiglia, questo stato, la mia famiglia di origine, questa sensazione dove io devo sempre salvarli e prendermi cura di loro, no? Dai miei fratelli a mia sorella, vabbè, con mia sorella ho un rapporto proprio di conflitto da sempre, da che io ricordo, anche bassi. Sì, poi a mia madre, vabbè, anche conflitti, però poi lei mi ha aiutato molto quando Francesco non c'è stato più, quindi grande riconoscenza. Però sempre questa cosa dove io devo sostenerli. È come se poi a un certo punto dico, vabbè, ma perché? Cioè, cosa devo osservare? Cosa devo imparare? Cioè, basta. Anche perché, cioè, tra l'altro, di me poi non si occupa nessuno. Certo, di te non hanno preso cura. Senti, fondamentalmente c'è questo strano rapporto con la famiglia. Tu scendi per questa reincarnazione, come abbiamo detto, con uno spirito libero. Quindi tu scendi fondamentalmente quasi come prendendo il ventre di tua madre, come un passaggio in carrozza, no? Cioè tu hai detto, va bene, per andare laggiù io devo passare per mamma, no? Non è che l'hai scelta come mamma, hai scelto, e non hai scelto la famiglia, quindi anche il nucleo di fratelli e sorelle che ti sei trovato. Passi e scendi proprio per dire, va bene, io vado a fare questa esperienza, questa corsa nella libertà, no? Però che cosa succede? Cosa dovresti imparare? Perché fondamentalmente si scende sempre un po', per imparare. A unirti, perché ti porta, queste esperienze con un fratello magari che, si approfitta, con una sorella che si aspetta nelle aspettative? Perché fondamentalmente, ti remano contro le energie a questa libertà che tu scendi per vivere, cioè tu vorresti correre come un cavallo libero, no? Libero di andare ovunque. La dura prova sono queste connessioni, cioè connetterti con gli altri, non solo con la famiglia, trovi questi impedimenti. Queste frizioni, chiamiamole, anche con gli amici, se sono amiche, sai, con le amiche che tante volte ti vogliono possedere. E quindi dovresti imparare con calma e tranquillità a congiungerti con gli altri, però senza togliendo tutto quello che è le aspettative, cioè hai bisogno di creare delle connessioni che non sono opportunistiche. Quindi dovresti iniziare con tua sorella ad avere un rapporto senza che devi donare, che devi dare. Cioè,
cioè un rapporto limpido, lucido, puro. Io, è chiara, devi avere chiarezza, è così con tuo fratello, e non è vivere così in disprezzo di questa non libertà ottenuta. Ecco, dovresti un po' iniziare a mettere il tuo cuore sereno e a parlare di tu hai questo quinto chakra chiuso. Il quinto chakra è quello della gola. Parli poco, cioè entri in un circuito, è vero? Sì, è vero, è vero. Quindi dovresti essere chiara, cioè io sono tua sorella, ti voglio tanto bene, se vogliamo avere un rapporto di sorella, che sono gli affetti, quindi che è di reciproco scambio di affetti, io ci sono. Se il reciproco scambio è 500 euro, 100 euro, ti devo pagare il telefono, mettere la benzina, io dimmi. No, Di questo, scusami se no, ti dimmi. interrompo. È come se capita sempre la stessa dinamica. Allora, io loro senza soldi, chiedono a me soldi, io glieli presto puntualmente, non mi ridanno. Non E ti ridi. puntualmente, infatti, sì. E puntualmente devo far fatica per farmeli riavere. E poi cosa succede? Nel momento stesso in cui servono a me, io li chiedo. Poi sono io quella. È brutta perché li chiede, cioè tu sai che non ce li hai, cioè non ce li ho, cosa me li devi fare? E io, ah, scusami, non volevo, ma è te. E io ho detto, va, cosa devi Devi, fare? cosa devi imparare? Devi imparare di parlare, cioè di dare questi freni. Le connessioni, un'anima libera come sei tu, le No, connessioni. altrimenti cosa succede? Nel momento stesso in cui me li ridanno, anche a contagocce, me li ridanno, ma con rabbia, cioè. Certo, come se non è un tuo diritto di riaverli, perché fra sorelle. Perfetto, Allora, perfetto, perfetto. Maddalena, tu devi stravolgere e devi iniziare ad essere il nucleo della tua famiglia. Tu sei una famiglia, quindi adesso tu devi pensare a Martina e quello che devi imparare è di comunicare, cioè di mettere dei punti fermi e iniziare ad aprire gli occhi su quello che è buono e quello che non è buono. I sentimenti e le relazioni non vanno né comprati, rigidi, sì, non è essere cattivi o meno, però mettere chiarezza e lucidità, sai queste corde, no? Essere nel potere. Devo pensare a mia figlia, ho tanti debiti, non posso prestarti, punto e basta. Se tu non presti soldi e non hai questi contatti con persone che in opportunismo sono vicino a te, tu non avrai neanche problemi di pagare i debiti, cioè non dovrai avere rapporti con tua sorella, perché nel momento poi che ti serviranno a te, loro ci sono, perché tu non ne avrai più bisogno. Nel momento in cui metti questi tipi di palette e apri questo quinto chakra, quindi con parole giuste, tutto intorno a te cambia. Quindi avrai amicizie, avrai anche gli atteggiamenti con le tue sorelle e tuo fratello saranno molto, cioè ti porteranno rispetto, c'è cioè una mancanza di rispetto nel non saperti, non dare la tua autorevolezza, e la tua autorevolezza adesso è nella tua famiglia, quindi la tua famiglia sei te e Martina, e lì io devo pensare a Martina, adesso fra un po' c'è gli studi, dovrò comprare il motorino, cioè non inventare scuse, ma iniziare a idealizzare che tu hai la tua famiglia, come ognuno di loro hanno la loro famiglia. Infatti, sì. Quindi Perfetto. questo è imparare, avere le amicizie, questa libertà che tu sei venuta a vivere a briglie sciolte in questa vita. Devi accogliere e imparare le connessioni, cioè quindi avere amicizie anche familiari, connessioni con la famiglia, pure, cioè reale, pure, senza falsità, con sentimenti e senza un approccio opportunistico di qualsiasi tipo di favore che venga chiesto. Lo scambio deve essere solo amore con amore. Felice di stare insieme, no? Con i pensieri contorti. E così anche con le amicizie. Sì, no, infatti io ad esempio proprio questa cosa non sopporto l'invadenza, è proprio più forte di me.
so. Io, chi invade lo spazio mio, ma do via. Sì, ti vedo, sei arrivata che fuggivi via. Se potevo disegnartelo, fartelo vedere, dicevi sì, Sì, sono io. mi vedo. Infatti, quando mia zia ogni volta dice no, tu puoi, tu hai, facciamo quello, io dentro mi, e come dico, no, lasciami perdere, cioè tu fai il tuo, il cammino, la tua percorso, la tua evoluzione, perché il tuo lo riconosco e va bene, ma a me lasciami perdere, Sì, tu devo lasciare hai questa. inerito, però, ma fuggo Questa. da No, me, dico. non fuggi da te, fuggi da questo, diciamo, vuoi vivere questa vita nella libertà in assoluto, ma ovviamente quello che devi imparare qui è di vivere non in solitudine, perché la solitudine non è animicamente confortante, no? Non ti fa crescere. Devi sapere, imparare qui in questa reincarnazione di avere connessioni con anime un po' come te, pure sincere, emotive. Però ti devi riconoscere, se tu perdi, ecco, in questa corsa, no? Fuggi via, perdi il tuo fulcro, la tua centratura, allora ti scivola tutto dalle mani. Invece tu devi riconoscerti chi sei, devi iniziare ad aprire questo quinto chakra e devi abbracciare la famiglia. Perché ti dico la famiglia? Intanto perché Francesco è sempre con voi e poi perché Martina ha bisogno di famiglia. Quindi la famiglia adesso sei tu. Ed è questo che è molto importante, devi difendere proprio come se avessi una lancia, sai, questa in un modo imperativo, la tua zona, come dici tu, la tua cerchia, nella considerazione non di Maddalena, ma di famiglia. Famiglia, Okay. perché tu e Martina siete la vostra famiglia. Quindi Quindi è questo è. come si chiama c'è proprio prospettiva, visione. E questo cambierà anche nel sentito di Martina, siete molto collegate voi ancora, quindi lei quando tu cambierai questo concetto di famiglia, te Martina le darà importanza, lei lo sentirà entrare nel nucleo. Ok. Qual è la mia missione d'anima? Quali sono i miei doni? Fuggire via? Sì. No, il tuo dono è vivere con libertà questa esistenza, però imparare a connetterti con le persone, quindi a comprendere, a conoscerle, a farti conoscere nell'amore, cioè devi manifestare l'amore. Apposta tante volte quando sei troppo nel materiale tutto ti sfugge via, perché non è questa l'esperienza che sei venuta a fare. Questo lavoro, metti con successo quando l'hai vissuto, non era il tuo obiettivo, quello era l'obiettivo di Francesco. Il tuo obiettivo non è contare i soldi come Paperon di Paperone, è unirti con persone emotivamente evolute, di consapevolezza, di coscienza, nella libertà e nell'amore. Questo è la tua e questo dovrai insegnare a tua figlia. Tua figlia Martina, come ti dicevo, ha molto potere energetico, quindi ha tante qualità che può sviluppare nel suo percorso di vita che è diverso da quello del nostro presente. Quindi lei potrebbe diventare telepatica, potrebbe avere la capacità di guarire, quindi concentrarsi in quello che è l'energetico nella materia. Ok, bello. Sì, Comunque molto, bello. devo dire Ah. molto, molto. Vabbè, quali sono i miei doni? No, scusami, ma no, questa sono io. Ma prima io vivrò l'amore, quelle sensazioni che ormai c'è la mia anima. Cosa dici? O vuole sempre dire? Allora, guarda, devo dirti che Francesco, che ti è stato molto vicino, te lo spegne molto questo sentimento di passione, cioè come se chiudesse un po', ma non per gelosia, è quasi a protezione. Tu devi fare questo. Allora,
Diciamo che sei andata avanti nel momento in cui lui ti ha lasciato da sola, poi sono passati molti anni e tu sei andata avanti con un treno. Adesso quasi ecco, questo fuggire, no, da tutte le sofferenze, cercare di impegnarti a dimenticare quello che è stato la tua sofferenza. Adesso devi fare un altro step, cioè conoscere. Nel momento in cui tu però non sei più da sola, Maddalena, non ti devi conoscere come la ragazza che ha incontrato Francesco tempo fa. Tu sei una mamma, quindi devi conoscerti come mamma libera. Immaginati sempre comunque con lo zainetto, quindi è libera di andare anche con Martina ovunque. Mettiamo un canguro, perché così Martina la metti dentro e la porti con te. Riconoscerti come madre, perché Martina ha ancora bisogno di te, poi lei si allontanerà, ma quando instaurerete questa complicità fra di voi, Martina rimarrà con te per lungo tempo. Quando tu ti conoscerai come madre, e quindi la nuova Maddalena madre, donna che lavora, e ti confermerai la tua esistenza, arriverà, allora Francesco permetterà che arrivi qualcuno, perché non hai bisogno di una colonna dove appoggiarti, cioè non vuoi essere compatita, però non sei più Maddalena da sola, sei una Maddalena madre. Quindi, madre Maddalena, guarda, sembra proprio, no, il quadretto cristico. Però fondamentalmente è quello, ecco, quando tu prenderai la tua consapevolezza di quello che c'è ora, di quello che è la tua famiglia, allora Francesco permetterà di lavorare. Ok, perfetto, perfetto. Se no, Un'ultima domanda. incontri persone che idealizzi, capito? Che poi ti accorgi che non sono così come tu le immaginavi. No, non ho nessuno proprio perché della serie non mi accontento, cioè nel senso Bravo. voglio l'altra, cioè nel senso voglio il completamento. Se è giusto per quanti ce ne sono? Io poi Brava, brava. sono circondata di uomini, ma non ho Ci credo. bisogno. Ma infatti tutti dicono: ma possibile, ma possibile, ma cos'è che non hai? Cioè, cosa c'è Cioè che non che va non è, bene? va bene. No, arriverà però in un contesto del tuo equilibrio. Adesso Martina è molto importante, ma siete importanti tutti e due. Quindi in questo abbraccio dove vi siete fuse inizierà la complicità, inizierà la comprensione, la tua pazienza, perché tanto Martina avrà un po' di evoluzione ancora fino a che non avrà quei 20 anni, insomma, è un continuo cambiare. Però da lì inizierà la vostra storia e quindi quando incontrerai quell'uomo vi conoscerà tutti e due. Ok, perfetto, sei stata veramente illuminante. Senti, Mary, un'altra ultima domanda, poi io onestamente non ne ho più perché sei stata cristallina, Bene, illuminante. grazie. Io osservo molto che Martina, io non so se è la domanda che mi chiedevo, se è un'immaginazione di Martina o è reale. Lei sente questo collegamento con Elena, la figlia di zia Francesca, proprio lei la sente. Allora, io poi mi chiedo, ma Martina la sente o è una sua idea che No, lei è sente qualcosa? vera, erano state sorelle loro in un'altra vita, sorelle gemelle, pensa, per questo loro si attirano, Piangere. sì, No, capito? sì, lei dice che la sente, c'è stato un momento in cui la vedeva. Sì. C'è stata questa trasformazione, questi paio d'anni, ma dice che non crede a niente, oppure se crede, crede altalenante, diciamo, secondo me è giusto per fare come me. E verrà fuori, è un'anima molto di potere. Non va chiusa questa sua capacità, perché lei, a parte che sente proprio la connessione di questa sorella gemella in un'altra vita, proprio, erano identiche poi, non sono state mai neanche separate nella vita, nel crescere. Ma lei ha la capacità, ti ho detto, telepatica, sentirà. Sente le parole che gli è di pensieri degli altri e medianiche. Quindi, quando svilupperà queste sue capacità, quando lei avrà 16 anni, corsi Reiki, non chiudergli queste, non chiuderle questi canali perché sono veramente importanti. La comunicazione con il padre che potrà sempre avere.
non sono fantasiose, lei non si smarrirà dentro pensieri, perché nel suo futuro cioè, vivrà in un futuro dove si manifestano queste cose, insomma. Tranquillità, non come il nostro, no? Che quando noi siamo venuti su dai genitori cristiani, queste cose erano nell'occulto, ce le facevano vedere. Molto Loro. aperta, anzi, mi vede che io, sai, mi collego con gli angeli, dice, no, che cosa stai a fare? Però è una fase, secondo me, che lei ha. Quindi lì lo, la sente, cioè è reale, sto Sì, è reale, parlo. è reale, è proprio Ok, io Bene. combinino. Allora, Quindi, che ti devo? Grazie, sai. bene, io sono molto contenta perché abbiamo fatto dei lavori molto importanti. Adesso, proprio per finire parlando proprio di Martina, noi nella sua sfera energetica di protezione le facciamo scendere una doccia pranica universale particolare che la riempa proprio nei suoi vuoti, come tu hai detto prima, quindi che la possa far sentire in equilibrio, serena, il riempimento di amore e della certezza che tutto è ancora come prima, quindi che c'è mamma, che c'è papà e che lei crescerà insieme a voi nella sua famiglia, amata e coccolata. Tanto amore per lei, questa bellissima doccia che la riempie. E la mette in un suo stato vibrazionale ottimale. Questo lo facciamo anche nella tua sfera, perché tu hai bisogno di rienergizzare le tue fibre energetiche, quindi aumentiamo la tua frequenza, perché hai bisogno di tenere con forza di nuovo queste corde nelle tue mani e di andare avanti dritta, senza portarti dietro fardelli che non ti appartengono, siano dei tuoi amici, dei tuoi familiari, amando tutti con grande rispetto e grande amore, però a un certo punto qui dobbiamo pensare a noi ed andare avanti proprio a viso alto con la tua famiglia. Quindi ti prendi per mano con Martina e vai avanti in questa libertà e leggerezza che abbiamo ripristinato oggi. Sei felice? Va bene? Grazie. Benissimo. Guarda. Sentito. Benissimo. Senti, allora io con questa bellissima immagine ti lascio, mi distacco da tutto e da tutti e torno qua al tempo presente. Dammi qualche secondo che riapro gli occhi e ci salutiamo. Bella Maddalena, questa Madre Maddalena mi è venuto fuori proprio il quadretto, eh? Quindi, quindi vedrai che, ecco, che quando vedrai questi quadri ti ritornerà in mente questa sessione. Grazie, guarda, siete stati, cioè, la tua anima è stata molto chiara, mi ha fatto vedere tutto molto bene. Adesso io ti invierò questa sessione, tu riascoltala con le cuffiette bene e Bene. falla tua.